Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Qui iniziamo ora il Santo Rosario, preghiamo la Madonna per tutte le vostre intenzioni. Chi desidera confessarsi può uscire dalla Chiesa e accedere alla sacrestia. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. O sangue ed acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Regina nostra avvocata, Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e spero. Nel primo mistero della gloria, Gesù risorge da morte, dal Vangelo secondo Giovanni. L'angelo disse alle donne: non temete, io so che cercate Gesù il crocifisso, è risorto e vi precede in Galilea, là lo vedrete. Parola del Signore. O Gesù, vincitore della morte e dell'inferno, voi usciste glorioso dalla tomba, ma quanta non è pure la nostra consolazione è pensare che nel Santissimo Sacramento vi trovate ancora e sempre nella gloria della risurrezione. Io vi adoro, Re immortale dei secoli, e per l'intercessione della vostra Madre Santissima vi domando una grande fede nella vostra presenza eucaristica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Regina nostra avvocata, Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo intero. Nel secondo mistero glorioso, Gesù ascende a cielo, dal Vangelo secondo Luca. Poi li condusse verso Betania, alzate le mani, li benedisse e si staccò da loro e fu innalzato verso il cielo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. O Divino Salvatore, ecco la pienezza del vostro trionfo. Sollevandovi al cielo, per vostra propria virtù, entraste nel vostro regno, ed ora sedete alla destra del Padre, per essere l'eterna gioia degli angeli e dei santi. Ma qual conforto è per noi pensare che senza lasciare il vostro trono celeste, venite sui nostri altari per portarci un anticipato raggio del paradiso. O gioia degli angeli, vi adoro, e per intercessione della vostra Madre Santissima, vi domando un ardente desiderio del cielo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e i secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Regina nostra avvocata, santo volto di Gesù, abbi pietà di noi che siamo pensiero. Nel terzo mistero glorioso, Gesù manda lo Spirito Santo nel cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, venne dal cielo un rombo ed apparve verolingo di fuoco e furono tutti pieni di Spirito Santo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. O Gesù, appena entrato nella vostra gloria, mandaste alla Chiesa lo Spirito Santo con l'abbondanza dei suoi doni. Anche nell'Eucaristia, come da un altro cielo, comunicate alle anime lo spirito d'amore e tutte le accendete della divina carità. O Gesù, Re in cielo e Re nell'Eucaristia, vi adoro e per intercessione della vostra Madre Santissima vi domando la grazia di essere sempre docile allo Spirito Santo e far così fruttificare in noi i suoi doni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.
gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. O sangue ed acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Ave, ave, ave Maria, ave. Regina nostra avvocata, santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo intero. Nel quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Dalla costituzione dommatica del servo di Dio Pio XII, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere degni di fede e da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in corpo e anima. O Gesù, che chiamaste a voi la nostra Madre Santissima, perché in anima e corpo partecipasse alla vostra gloria, anche nella Santissima Eucaristia siete per noi segno di immortalità e di celeste gloria. Io vi adoro e per intercessione della vostra Madre Santissima vi prego di farmi morire tra le materne sue braccia dopo avervi ricevuto dalla Santa Comunione, segno di risurrezione e di vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Io Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. O sangue ed acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Ave, ave, ave Maria, ave. Regina nostra avvocata, santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo intero. Per questo mistero glorioso, Maria è incoronata regina del cielo e della terra dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Apparve poi nel cielo un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. O Gesù, voi incoronaste la Madre vostra Santissima, Regina del Cielo e della Terra, e la costituiste nostra Avvocata, Mediatrice di tutte le grazie. Anche nella Santissima Eucaristia, come dal Cielo, volete con ogni vostra grazia ci venga passando per le sue mani. Io vi adoro e per intercessione di Maria vi domando la grazia di una grande confidenza nel suo celeste patrocinio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. O sangue ed acqua, che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Ave, ave, ave Maria, ave. Regina nostra avvocata, Santo volto di Gesù, del mondo intero, salve o Regina, salve di Dio, dunque avvocata nostra.
rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questi figli, o Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, perdono. Cristo, perdono. Signore, perdono. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudisci. Padre celeste, tenda e divino. Signore, Dottore del mondo che sei divino. Spirito Santo, che sei divino. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della grazia divina, Madre della speranza, Madre castissima, Madre sempre vergine, colpa, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Chiesa, Madre di misericordia,
Vergine fedele. Modello di santità. Sede della sapienza. Causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, modello della vera pietà. Rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, splendore di grazia. Arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti. Aiuto dei cristiani, regina degli angeli. Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo.
regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai dato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la tua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena l'inferno, Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Per guadagnare le indulgenze del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i pellegrini di questo santuario, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Per tutti i benefattori di questo santuario della piccola Fatima, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Regina nostra Avvocata. Thank you.
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, 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 gloria.
Preghiamo. Signore Gesù, che hai scelto come tua dimora il grembo virginale di Maria, concedi a noi che confidiamo nella sua protezione di unirci alla gioia della Chiesa che celebra le sue lodi. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisioni ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Assediti te, Signore, l'anima mia. Cantiamo insieme. Assediti te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, assediti te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata e senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando alla tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioisci e ti loderà la mia bocca. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulta di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, innovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. In piedi.
ogni prodigio ha compiuto. Cantate o in tutta la terra. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica ci dà un insegnamento molto importante per la nostra vita cristiana, perché tante volte noi abbiamo prove, sofferenze, dolori, croci, tribolazioni, malattie e non sappiamo accettarle. Dio ha creato l'uomo perfetto. Dio ha messo l'uomo nel paradiso terrestre. Non gli mancava nulla.
parlava tu a tu con Dio. La terra produceva spontaneamente tutto. L'uomo non lavorava, non soffriva, era felice. Che cosa ha infranto questo equilibrio che Dio aveva creato? Il peccato. Con il peccato l'uomo ha perso quell'equilibrio che Dio gli aveva dato e quindi deve lavorare, deve soffrire e deve mangiare il pane con il sudore della sua fronte. Ora, fratelli e sorelle, capite che non è stato Dio a volere la nostra infelicità, siamo stati noi che ci siamo ribellati a Dio. E Gesù, quando è venuto? È venuto a liberarci dalla morte eterna, ma ha voluto santificare il dolore, le sofferenze, proprio con la sua passione, morte e risurrezione. Ecco, noi soltanto così possiamo capire il valore della sofferenza, questo mezzo, possiamo dire, efficacissimo, che ci serve non soltanto per espiare i nostri peccati, ma anche per salvarci e per aiutare gli altri a ritrovare la salvezza. Avete notato nel Vangelo di questa sera, è la continuazione del Vangelo di domenica scorsa, ricordate, Gesù aveva fatto una domanda agli apostoli, ma io per voi chi sono? Ormai erano 3 anni che lo seguivano, e allora voleva capire di che idea si erano fatti di lui. E nessuno risponde, ma San Pietro fa quella professione di fede. Tu sei il Cristo, tu sei il figlio del Dio vivente. E Gesù si congratula con lui, dice Pietro, bravo, però non è la carne e il sangue che te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ecco, veniamo al Vangelo di oggi. Gesù ha cominciato a preparare gli apostoli allo scandalo della croce. E quindi ha cominciato a dire che doveva andare a Gerusalemme e lì avrebbe sofferto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ecco, Pietro si è sentito in grado, come capo, possiamo dire, proclamato da Gesù. L'ha portato in disparte, avete sentito cosa gli ha detto? Signore, ma che cosa dici? Non sia mai quello che tu dici, non accadrà mai. E Gesù dice, via da me, Satana, tu la pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Ora qui io faccio la prima riflessione. Com'è che Pietro si è dimenticato che qualche ora prima ha detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e adesso non crede più a quello che Gesù dice? Questo vale per noi, perché tante volte noi diciamo di credere a Gesù in chiesa, usciamo fuori dalla chiesa, Dio non esiste più. E ci comportiamo in maniera, possiamo dire, non conforme agli insegnamenti di Gesù. Ecco allora, San Pietro viene chiamato Satana, perché la pensa secondo gli uomini e non secondo Dio. Perché? Qual era il progetto di Dio? Che Gesù doveva andare a Gerusalemme, lì doveva essere maltrattato, e sappiamo dai Vangeli quello che ha dovuto subire durante quella passione, quella flagellazione, coronazione di spine, viaggio al Calvario e poi crocifissione e morte sulla croce. E allora, fratelli e sorelle, quando ci troviamo noi di fronte alle prove, alle difficoltà, alle sofferenze, alle malattie, adesso davanti al coronavirus, come ci comportiamo? Il più delle volte come San Pietro. Diciamo, ma Signore, dove stai? Perché hai permesso questo? Non abbiamo capito che attraverso queste prove noi ci purifichiamo dei nostri peccati che commettiamo ogni giorno. E guardate che il giusto, dice la Sacra Scrittura, pecca 7 volte al giorno. Il giusto, il santo,
immaginate noi che non siamo giusti. Quindi allora dobbiamo saper accettare le prove, perché la sofferenza trasfigura, trasforma la nostra vita, però se le accettiamo secondo questo spirito di Gesù, perché Gesù ha santificato la sofferenza, poteva salvare gli uomini in tanti altri modi, perché ha scelto questa via dell'obbrobrio, della sofferenza, dell'abbandono di tutti? È stata una cosa terribile, essere abbandonato da tutti. Quanta gente Gesù ha guarito, quanta gente ha consolato, e alla fine l'hanno abbandonato tutti. Non c'era anima viva. Chi c'era lì sulla croce? La Madonna con poche donne. Anche gli apostoli sono fuggiti pure loro, nonostante che detto tu sei il figlio di Dio. È quello che facciamo noi, purtroppo. Perché di fronte alle prove, alle difficoltà, a una morte improvvisa, ci mettiamo contro Dio. Non capiamo questo amore di Dio per l'umanità. Siamo nati per morire, fratelli e sorelle. Prima o dopo andremo là tutti quanti, questo è certo, 300 anni, 200 anni, quando ne volete. Ma prima o dopo ce ne andremo tutti. E allora dobbiamo vedere queste nostre prove, queste nostre croci, queste nostre sofferenze, sotto questo sguardo di Gesù. Ecco, Lui ha redento la nostra sofferenza, ne ha fatto un mezzo efficace per salvarci e per aiutare Lui a salvare l'umanità. Perché le cose le conoscete meglio di me. Voi vedete dove sta andando questa umanità? Ormai cieca, ormai sta calpestando la legge di Dio, sta facendo leggi inique. E più andiamo avanti, più vediamo cose strane e cose che ci lasciano, ecco, meravigliati. Però nessuno si muove. Chi tace acconsente e si va avanti. E allora chi salverà questa umanità? Ecco, noi che siamo uniti a Cristo, se offriamo le nostre sofferenze insieme a Cristo, aiuteremo questa umanità, questi fratelli, a salvarsi. Avete sentito il profeta Geremia? Anche lui era oltraggiato, è stato messo in prigione, è stato gettato in una cisterna, ma dentro di me c'era un fuoco ardente che non mi faceva mettere contro Dio. E io ho accettato di essere sedotto da Lui e ho accettato tutto quello che il Signore aveva permesso. San Paolo, che scriveva ai Romani, qui agli italiani, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, perché il mondo vuole gli applausi, vuole il palcoscenico, vuole, ecco, le piazze dove si balla, si ride. La sofferenza non ne vuole. Ecco, San Paolo diceva: offrite i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, come ha fatto appunto Gesù, che ha offerto la sua umanità, ecco, sulla croce per salvarci. E allora, fratelli e sorelle, capiamo allora l'importanza della croce, della sofferenza, del dolore, della malattia. È tutto un piano di salvezza che ci serve per poter camminare sulla strada che ci porta, ecco, in paradiso. Avete sentito che Gesù ha detto ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro di me, cioè mi vuol seguire, rinneghi se stesso, cioè non pensi più con la sua testa, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Questo è il cristiano, questa è la carta di identità del cristiano, non ci sono altre vie. E allora chi esclude la croce, chi esclude la sofferenza, chi esclude il dolore, stiamo fuori, rifiutiamo anche Cristo. E allora ecco la liturgia questa sera che ci invita a guardare Lui, al grande crocifisso, che dalla croce, ecco, perdona anche quelli che l'hanno messo in croce, che lo stanno uccidendo. È per noi un esempio, per dire che tutto serve nel piano della salvezza, per la nostra redenzione personale e per quella di tutta l'umanità. E affidiamoci alla Madonna. La Madonna a Fatima, quando è apparsa 102 anni fa, 1917, ha fatto vedere ai tre bambini pastorelli
i 6, 7, 8 anni, l'inferno dove cadevano le anime. E a un certo momento poi la Madonna dice: avete visto l'inferno dove vanno a finire tante anime? Sapete perché? Non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per essi. Sacrificatevi voi per i peccatori. Lo volete? Sì, lo vogliamo. E allora leggete la storia di Fatima. Vedete che questi bambini sono maestri di vita per noi adulti, perché quello che hanno fatto questi bambini noi non lo immaginiamo. Non lo immaginiamo. Si sono privati di tutto, cercavano le sofferenze, cercavano il dolore per aiutare a salvare le anime dal cadere nell'inferno. E allora la Madonna ci rivolge la stessa cosa, non ci chiede di andare a cercare queste cose, certamente. Però accettiamo quello che Dio permette nella nostra vita. Adesso ci ha mandato il coronavirus, pigliamocelo. È un avvertimento, ma la gente non ha capito. La gente non ha capito ed è diventata più cattiva. E allora stiamo attenti, perché Dio ci parla anche attraverso gli avvenimenti umani. E allora stiamo con gli occhi aperti. E come dice la Madonna, non perdete la fede, verranno le prove, ma se non avete fede cadrete. E allora vogliamo chiedere proprio questo alla Madonna, che voglia aumentare la nostra fede in Gesù, che noi possiamo vedere quello che ha fatto Gesù per noi e che appunto le nostre prove, le nostre croci, le nostre sofferenze, i nostri dolori, ecco la nostra croce, accettiamola con gioia, come hanno fatto i santi. I santi hanno fatto questo, vi dico soltanto un esempio e termino. Se ricordate, non so se l'avete mai sentito parlare, San Francesco d'Assisi diceva: tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Ma San Francesco del 1200, vediamo un santo recente che è stato canonizzato, San Giovanni Paolo II, Sant'Annibale di Francia, che è il fondatore dei rogazionisti e delle rogazioniste. Bene, quando i suoi, possiamo dire, confratelli lo vedevano triste, pensavano che l'avessero offeso in qualche modo. E allora cercavano in tutti i modi di farlo parlare. Insomma, un giorno ha aperto il cuore e ha parlato. Dice: quando voi mi vedete così è perché in quel giorno non ho avuto una croce, non ho avuto una sofferenza e per questo sono triste. Questi sono i santi. Tutto il contrario nostro. E allora coraggio, fratelli e sorelle. Mettiamoci alla scuola di Cristo crocifisso e cammineremo sulla strada giusta che ci porta alla salvezza, ma gioveremo soprattutto alla salvezza di tanti nostri fratelli che sono ignari proprio del regno dei cieli e della salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo ora, fratelli e sorelle, la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore e affidiamo a Lui le nostre attese, quelle di tutta la Chiesa, della nostra patria e dell'umanità intera. Diciamo insieme: Signore, ascolta il tuo popolo. Per la Chiesa, perché in questo tempo segnato dalla sofferenza e dall'ansia per il futuro, sappia annunciare con audacia al mondo il Vangelo della speranza e della gioia. Preghiamo. Signore, ascolta il tuo popolo. Per tutti i popoli, perché le loro aspirazioni di giustizia e di pace siano fatte proprio da guide competenti e obbedienti agli insegnamenti del Vangelo. Preghiamo. Signore, ascolta il tuo popolo. Per noi e le nostre comunità, perché riconoscenti per la creazione, dono dell'amore di Dio all'umanità e nostra casa comune, ci adoperiamo per la sua custodia e difesa. Preghiamo. Signore, ascolta il tuo popolo. Per noi, convocati all'altare del sacrificio di Gesù Cristo, perché non ci scandalizziamo mai della sua croce, segno della nostra salvezza e porta sicura verso la luce della risurrezione. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra. Per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, perché possano contemplare la gloria del Cristo risorto, preghiamo. Padre, ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio, fatto obbediente fino alla morte, infondi in noi la forza dello Spirito Santo, perché possiamo portare ogni giorno con docilità il peso della nostra croce. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Padre, il pane e il vino per il sacrificio di lode, nella memoria della madre del tuo Figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci un'esperienza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nel Santo. Resto con lui che siede nel nome del Signore, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua virtù, e la stessa della tua virtù. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra avvocata, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato
il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo cantando insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ripetiamo i nostri peccati, come noi ripetiamo i nostri peccati, e non ci perdonare la liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.
viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si esce dai laterali, prendendo l'Eucaristia davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione facciano quella spirituale. Thank you.
In questo momento di silenzio ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo le nostre richieste, i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui ci darà certamente l'aiuto necessario per saper vivere bene accettando con rassegnazione le nostre croci. In piedi, rinnoviamo ora la nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria. Consapevoli della nostra vocazione cristiana, rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunciamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora, Regina e Avvocata Sovrana. A te offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite, le nostre case e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio. E nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa.
il figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.